Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale in questo nuovissimo duello di Yu-Gi-Oh! Io userò il deck ovviamente ascesa e lui il deck Chaos. Alziamo i mazzi. Lo alzo due volte perché mi va bene, voglio metterti sta carta schifosa in cima. 3. Non devo guardare. 3, si rifà. 2. 2. 5. Inizia te. Mano strana. Mano molto strana. Mano orribile. Ragionando. 4. Che bel mostro. Passo. Passo. Bruttissimo. Bruttissimo. Carta coperta. Terraformare. Terraformare, per fortuna ne ho messe 3 alla fine. Sai che ho visto la decklist. Capito? Alla fine sì. Ne ho messe 3 per fortuna. Ho 2 gole drago, 3 terraformare che mi permettono spessissimo di averle in mano e attivarla. Così. 3 gole drago, bellissimo. Posso. Rovine attivo. Ah, ok. Speriamo nella prossima carta. Che sia qualcosa di. Passo. Buono. Pesco. Vorrei attaccarti con 400, ma non lo faccio. Passo. Pesco. Schifo, carta schifo. Coperta e passo. Ma pesco. Non rendo, non riesco a fare niente. Tuba della carta. No. 3, 1. Seconda del caos, no, mi serve per bandire. 3 mostri oscurità ovviamente. 1009 attacca. Subisco. Arrivo a 6100. Passi? 6100. 6100. Sì, passi. Passo. Testo. Sentire la nicchia. Che schifo! Carta coperta, faccio la simmetria perché ho voglia. No, vabbè, non passi. La faccio. Metto qua, passo. Pesco. Attivo l'effetto. Scarto 3. No! No, ancora stregone. Se va via anche l'emissario dell'inizio, cosa io non fai? Posso più bandire. Carica. Tre carte. Raiden, Lumina. Ok, luce pulsar. E mi aggiungo. No, questa non mi aggiungo. Mi aggiungo Lumina. Però non posso evocarla. Perché scartare una carta non voglio scartare nulla. Vai, 1009, attacca. Ti distruggerà con lui. No, allora. 4200. Okay, passo. Pesco. Li distruggo. Equipaggio la metto sotto e guadagna attacco pari da poter equipaggiare un mostro di livello 7-8 dalla mano al cimitero. Guadagna attacco e difesa pari alla metà dei suoi. 1200 più 500 fa 1700. No, attacco mio. 1700. 1700, subisco 1300. Sono a 6700. Io ho 4200. Pesco una carta. 6700, ok. 6700 ci sta. Passo. Non posso fare. Ho messo mano orrendissima. 6007. Orrenda, schifosa proprio. 6007. Mi ha fregato il tifone lì. Perché l'hai messo coperto il tifone poi? Per bluffare. Io non pensavo fosse una cosa bella. 6007. Banno. Quanto da qua? 1700. Banno una luce. Io sono a 6007. Subisci 100. Grazie. Quanto passi? Sei? Quanto subisco? 100? Sì. Sono a 4100 e te sei a 6700. Grazie. Passi? Passo. Sono una bandita. Vabbè, infatti che bandita sul lago. Sì. Richiamo del posseduto. Io evoco Dragomarco coraggioso. Sì. Lo bandisco per evocare Drago Metallico Scuro Occhi Rossi. Scusa, dove ho bandito. Metto qua. Lo metto al centro perché ho voglia. Per Drago Metallico evoco specialmente lui. Ok. Cacchio. Oh, ho fatto qualcosa. 2008 lui, 2008 lui. 5007. Ok, effetto di lui. Sei a 5007 giusto. Sì, mi aggiungo. Effetto di lui, mi aggiungo lui. Ah, 5007, io 4100. Passi. Sì. Oh, finalmente ho fatto qualcosa. Allora. Alleluia. Scopro Rico e ti distruggo lui. E poi mando tre carte. Fiamma. No, il suo effetto è annullato fino a. Se uno più mostri vengono evocati. No, l'ho evocato normalmente, scusa. Non ho sbagliato io. Ah no, cosa che fa quella lì? Se uno più mostri vengono evocati specialmente, eccetto dal cimitero, mentre controlli un mostro di tipo drago di livello 7-8, gli effetti di quei mostri evocati specialmente sono annullati fino alla fine di questo turno, anche se questa carta lascia il terreno. Ok.
Quanto sei? 4100. 4100. Sì. 4100 life points. Punti vita. Non so se rischiare. È suscitato. Perché è dal mio cimitero, scusa? Non so suscitato. Non è da qualsiasi cimitero. Sì. Effetto. Non, mi sembra un po' strano che l'abbiano tolta dalla banda. Infatti anche a me, però l'hanno fatto, quindi. Vabbè. Effetto. Niente, per ora banno. Attivo l'effetto di drago metallico. Attivi l'effetto di drago metallico. Annullo l'effetto. Banno loro due. Ed evoco lui. Annullo il suo effetto. Per lui. L'ho riannullato fino alla fine di questo turno. Sì. Sì. Bene. Effetto annullato. Sì. Attacco. Subisco 200, arrivo a 3009. Passo. Pesco. Richiamo lui. Ti bandisco lui. 8. Attacco lui, muoiono entrambi. No, perché? Cioè, il attacco sì. Cosa sto dicendo? Attacco lui, morto. No, sentire la necro. Cosa dici? Durante il tuo avversario puoi vendere questa carta al tuo cimitero, nulla al prossimo attacco, quindi te lo annullo, perché è un effetto rapido. Ok, passo allora. Pesco. Io sono a 6007. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Allora. Lui. A me l'ho richiamato, ci ha bandito lui. Quello lì, che livello è che non c'ho neanche 8. Pensato? Arriva a 3006 d'attacco. Lumina. Malicious. Ce l'ho. Sì. Raiden. Sincro. Suo effetto è annullato fino alla fine di questo turno. Perché? Perché è evocato specialmente. Cacchio. Dovevo che no? Sì, sì. L'ho messo via. Ok. Tutti i mostri evocati specialmente, eccetto il cimitero, fino alla fine di questo turno. Quanto da qua? Chi? Quello lì. 3000 serie. Ti ho bloccato praticamente. Sì, con tutte queste robe qua ti ho bloccato. Tre carte continue sul terreno. Non mi hai mai. E mi hai bloccato. Tutti i mostri convocati specialmente già tra il cimitero. Passo. E Pesco. Poi adesso me lo distruggo. Però non mando le carte. Perché. Mi sono dimenticato cosa dovevo fare. Ah, mi hai bloccato. Con allora, una catena. Evoco lui. E quella lì mi hai bloccato un sacco. Facciamo un po' di simmetrina. Simmetrina. Allora. Attacco 1008 lui. Distrutto in battaglia. Quindi posso mandare un mostro dal deck al cimitero. Attacco 3006 lui. Subisci 1000. Passi. Aspetta. No. Mind Pace 2. Mind Pace 2. Ritorno dei signori dei draghi. E resuscito lui. Magicamente viene sul terreno. E ti bandisco, non so se bandirti il mio stesso drago metallico, che però finisce nella mia, ovviamente, però vediamo il tuo cimitero. Mostri utili, però sono bloccato, perché potrei evocare luce pulsare al cimitero, ma non posso. E poi perché non puoi? Perché non ho le carte. Però se le evoco potrei poi lascia stare. Bordello. È una scelta dura, molto dura. Bandisco il mio stesso drago metallico. Passi. Allora, in questo modo, lui ha 3006 e lui ha 3008. Passi. E lui ha 1008. Passo. Quella carta lì mi sta bloccando. È forte. Dal cimitero, Carica. No! L'unica Laila che ho l'ho mandata al cimitero. Ma che sfortuna. Volevi prenderla con sì, carica. Sì, per distruggerla. Ho capito. Devo aggiungere Raiden, che è l'unico. Ma che guarda le tue carte. Una. Allora, attivo carica anime. Ed devo. Ti rischio tantissimo. Ah, allora, così e ti distruggo questa, quella. Questa, giustamente. Anzi. Non ti so che me ne fa. No, no, rimettila. Suggi. Questa qua è collegata a chi? A lui. Distruggo. Lui era 3600, questo qua è a 3800. Pago 1000. E te lo banno. Ho fatto una mossa stra rischiosa. E lì te lo banno. E Malicious lo banno, effetto evoco l'altro Malicious specialmente. Passo ad attaccare. Quindi sono a 1700, te?
Io sono a 3009. Passo, scarto 3, 1. Non attacchi? Ah, non puoi. 2, 3, 4, 5, 6. Passo. Pesco. Devo fare tutto al prossimo, cioè, tre carte, devo fare tutto al prossimo turno. Sono perso. Questa qua se la rimetti in attacco. Allora, metti questa carta che controlla da scoperta in posizione di attacco, scoperta in posizione di difesa, quindi sì, posso far così. E poi farlo subito. Sì. Big problem. Perché si fai messi tutti in difesa? No, questo qua era in difesa. Non lo so perché. Sì, era in difesa. Vabbè. Te li messi in difesa. E l'ho messo in difesa. Cavoli. Ah, è lui un 800 di attacco. Sì, lui ovvio che lo mette in difesa. Ah, meglio che lui in difesa. Ah, aspetta. Io mi ho dato al cimitero. Ah no, niente. No. Allora, facciamo un breve ragionamento. Io sono a 1007. Io sono a 3009, ancora. Cacchio, quella carta lì è devastante. Evoco lui. Devo tenermi. Attacco 1008. Per il suo effetto mando dal deck al cimitero. Effetto di lui invece rievoco lui in difesa. Aspetta, mando un mostro d'ago di 7-8 dal deck al cimitero, giustamente, no? Tu dirai. Quella carta lì te la devo distruggere più spesso perché è devastante. Cioè, devo tenere, come si dice, tifone per quella. Perché è devastante, mi blocca il mazzo. Hai trovato la carta contro sto mazzo. Con quella carta lì io non posso fare nulla. Cioè, devo pagare un sacco per distruggerti. Perché hai evocato lui? Per il suo effetto. Da dove l'hai evocato? Dal cimitero. Dal cimitero, quindi il suo effetto rimane. Intanto non lo posso attivare nel tuo turno, quindi passi, si può attivare. Ah, sono indeciso. Non ho capito. Sono troppo indeciso. Questo qua è terra, lo metto. Mando. Mi sono a 1007. Signore posso... divino dei gloriosi draghi d'oro. 1007. Con lui, attacco lui. No, attacco lei, scusami. E la rimischia nel deck. No, ti ho aiutato a rimischiare lei. Quattro carte. Poi, per il suo effetto, scarto lui una carta e lui. Evoco specialmente lui dal cimitero e ti bandisco lui. Ok, perfetto. Così che livello è? 7. Arriva a 3005, passo. Pesco. Ok, ce la posso fare. Mi sono fregato da solo. Ce la posso fare. Tre carte. Aspetta. Ho 3009, te sei a? 1007. Oh, ho sbagliato. Quanto attacco ha? Chi? Quello lì. 3005, mi sembra. 3005, sì. No. Ah, quella carta lì, che rottura. Mi ha bloccato per metà duello. E ancora ti sta bloccando. Sì. Vabbè. Ti flicco un po', Laila, te la distruggo. L'hai pescata adesso, Laila? Sì, è perché me l'hai rimischiata nel deck e l'ho pescata. Ho sbagliato io. Vabbè, ma intanto puoi mandare, lo posso giocare specialmente mandando uno luce e un'oscurità. Sì, prima devo mandare tre carte dal deck al cimitero comunque, per l'effetto suo. Posso mandare uno luce e un'oscurità dalla mano al cimitero, mando loro due. Levo specialmente Xyz. Sì, mettilo qua. Tanto per farti danno. Lui. Non mi distruggi, vero? 3005 questo. 2007 attacca. Subisco 1100, arriva 2008. Passo. Passo, scarto 3. Pesco. Passi, passa e ho perso. Non ho più carte da pescare, ho perso. Basta che dici passo o perso. Passo. Ho perso. Ah, perché c'era quello. Sì. Ma ti sei ucciso da solo. Ma volevo friggerti danno. Vabbè. Quella carta lì, mio Dio. Vabbè. Cioè per metà duello mi hai annullato tutto e ti potevo... Lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Per questo video è tutto, ciao a tutti.